Per prevenire il Covid-19 è molto importante tenere sotto controllo la propria glicemia. Lo ha evidenziato il professore Giustino Parruti in diretta su Rete 8 durante la trasmissione Pronto Medicina Facile, curata e condotta da Paolo Castignani. Il direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara è componente della task force regionale istituita per fronteggiare la pandemia ha risposto anche alle domande dei telespettatori che hanno telefonato e inviato email. Ha parlato dei farmaci attualmente sul mercato per combattere la malattia, dei metodi di cura, dell'efficacia dei vaccini e del cosiddetto long COVID, ovvero quell'insieme di disturbi che permangono dopo l'infezione. Perché dobbiamo stare attenti alla nostra glicemia? La glicemia è fondamentale perché quel concetto che tanti ripetono, siamo tutti pressoché immuni, vale per le persone che hanno una glicemia perfettamente normale, perché il sistema dell'immunità innata, che è quello che ci difende immediatamente nell'approccio del virus nei nostri confronti, quando lo incontriamo, è perfettamente efficiente se abbiamo un tasso glicemico basso, tra il 70 e 90 mg per decilitro. Nella maggior parte delle complicazioni che abbiamo osservato, la glicemia era più alta di 100 e molte volte più bassa di quel 115-120 che è tipico del diabete. Certo. Quindi, per rispondere alla domanda del dottor Castignani, più stiamo sulla fascia bassa della glicemia, come per i tumori, meno rischiamo di avere complicazioni da Covid. A casa ci siamo comprati tutti un saturimetro, ci dobbiamo comprare anche un reflettometro, così ci autocontrolliamo la glicemia. Preferisco chiudere con riferendo la famosa battuta di Siani nel Principe Abusivo, quando il suo amico dice: adesso che torna a Napoli, stai tranquillo che monto la palestra, e lui gli risponde: na munda palestra, smunda la cucina.